chiesto di intervenire il consigliere Abate, prego, ne ha facoltà. Nell'ottica di dare risposte concrete al cittadino su quelle che sono poi proprio le emergenze relative alla vivibilità, ho sottoscritto insieme al collega Massimo Battista questa mozione riguardante appunto la posidonia, queste biomasse vegetali. E la cosa che davvero mi sconcerta è il fatto che continua e permane l'assenza di programmazione da parte dell'amministrazione comunale, visto che questo problema della posidonia si ripete ciclicamente e perennemente ogni anno senza alcun tipo, ripeto, di attività preventiva, perché poi tra un po' esplode il caldo. Immaginate queste biomasse, queste alghe volgarmente dette, che ovviamente ammorbate dal sole, immaginate che danni possono creare alla salute. Non è esagerazione, stiamo parlando di infezioni assolutamente poco piacevole per quelle persone che, non avendo le possibilità di andare in stabilimenti balneari privati a pagamento, si accontentano di un po' di mare, un po' di spiaggia. Però parliamo di spiaggia e di mare che versano in condizioni appunto tutt'altro che confacenti, diciamo, alla sicurezza sanitaria. Allora noi abbiamo presentato appunto questa mozione e ci vuole, ripeto, ravvisare la mancanza di programmazione, ci vuole ravvisare il fatto che ancora una volta l'amministrazione comunale naviga a vista. Ora che ci sarà protesta, come dire, virulenta, tra virgolette, dei bagnanti che non possono vivere in quelle condizioni, e allora così l'amministrazione cercherà, come dire, alla meno peggio di tamponare queste emergenze. Quindi, dicevo, è proprio in questa ottica di improvvisazione della gestione noi abbiamo incredibilmente ravvisato, notato come delle masse consistenti di questa posidonia sarebbe stata trasportata, spostata da Mare Chiaro sino proprio all'imbocco, all'inizio di Viale del Tramonto. Ma ancora di più, in Viale del Tramonto ci sono dei cumuli e cumuli e cumuli di posidonia che stanno evidentemente da oltre un anno, e dico questo perché si sono tanto stratificati che su di essi sono sorte margherite, erbacce e quant'altro, insomma la vegetazione spontanea, e questa è la prova provata di come si sia sedimentata la posidonia, ed è la testimonianza, la prova provata di un assoluto abbandono e disinteresse dell'amministrazione nei confronti di questa situazione. Ripeto, ciò attiene a una nostra politica, a una nostra visione di dare risposte concrete ai cittadini, di prevenire le emergenze, perché non si deve intervenire, come dire, quando il cittadino è esasperato, quando il cittadino urla. Si previene, si deve prevenire, così come abbiamo presentato poc'anzi la mozione per tutte le misure attinenti ai diversamente abili sulle spiagge, non solo sulle passerelle, ma questo era un discorso che doveva già essere fatto, come dire, a monte, preventivamente, prioritariamente rispetto all'avvento dell'estate. Non che facciamo arrivare luglio, agosto, settembre e poi diciamo beh va bene, poi questo problema l'anno prossimo lo programmeremo appunto per tempo. Poi arriva l'anno successivo e ancora una volta la solita favola, lo slittamento di anno in anno senza dare risposte ai cittadini. Allora, sulla questione della posidonia è un fatto normale. Tutti i comuni rivieraschi hanno questo problema, non è che stiamo parlando di un caso più unico che raro, è un caso banalissimo, è un caso frequentissimo in tutta Italia, solo che nelle altre parti d'Italia si sa programmare, si sa
agevolmente, semplicemente rispondere a queste situazioni. Qui da noi invece permane, come dire, l'invivibilità assoluta, il degrado assoluto. E allora mi domando, ma quando noi, quando l'amministrazione Melucci, il sindaco, si sciacqua la bocca con le espressioni Taranto città di mare, Taranto città turistica, ma secondo voi una città che si dice, che si vuol dichiarare... Per favore, si avvia a conclusione. Una città che si dichiara turistica può accogliere e i propri cittadini e gli eventuali turisti in una condizione penosa, precaria, pericolosa per la salute? Io credo che non si possa definire una città turistica una città che presenta queste gravi criticità. Queste sono condizioni da terzo mondo.